Nei giorni scorsi la presentazione del primo simbolo che la sosterrà, adesso siamo veramente alla consacrazione della sua candidatura a sindaco. Come ci si sente adesso e non qualche giorno fa? Ci si sente bene come qualche giorno fa, senza miglioramenti, nel senso oggi è un giorno più eclatante perché ci saranno moltissime persone, però le cose erano già fatte allora, oggi sarà molto bello perché avremo i quattro partiti e le due liste civiche tutti insieme, tutti molto molto compatti, e sentiremo cosa diranno loro prima di sentire cosa dirò io. Quale proposta nasce questa sera da Sanremo per le prossime elezioni? Nasce una proposta con un modo di operare e con tre gambe di azione. Il modo di operare è in mezzo alla gente. Noi saremo un gruppo, non esisterà l'uomo solo al comando, ma saremo un gruppo molto esteso. Non intendo come gruppo soltanto i consiglieri comunali, gli assessori, intendo proprio tutta la città verrà coinvolta nel nostro progetto. Le tre gambe, a mio giudizio, sono le piccole cose, il solito marciapiede, la buca per terra e la pulizia, che sono fondamentali in questa città ma che non possono essere parte di un progetto di rilancio, bensì sono un diritto del cittadino, diritti che tutti i cittadini devono avere esauditi. La seconda gamba importante è il sociale, indubbiamente il sociale oggi, soprattutto in questo momento, è fondamentale perché abbiamo troppe difficoltà nelle fasce più deboli, e Sanremo, che è vista come una città ricca, deve assolutamente aiutare tutti i suoi cittadini che purtroppo per motivi o di salute o di vecchiaia o anche di gioventù, parliamoci chiaro, di gioventù o di ristrettezza economica hanno bisogno. Il terzo motivo è il rilancio vero della città, che è il vero progetto. Il rilancio della città deve passare attraverso un insieme sistematico di opere, studiate molto bene, queste opere devono essere coordinate. Il punto di partenza io lo vedo nel rimettere a posto tutta la viabilità e i parcheggi, perché se non si riesce ad arrivare bene a Sanremo non si riesce nemmeno a vivere la città, e l'opera clou per far ripartire tutto la vedo proprio dal Porto Vecchio. Il Porto Vecchio, che è stato iniziato soltanto adesso all'iter burocratico, quando si comincia una cosa non è finita, è appena cominciata. Quindi mi aspetto grandi difficoltà per la realizzazione, come sarà, ma soprattutto deve essere studiato molto bene il rapporto costi-benefici e studiato molto bene il come gestire queste opere in città in modo da non bloccare completamente le attività di tutti gli esercenti, di tutte le persone, e non bloccare il centro cittadino anche per i turisti, chiaramente. Tre liste di partiti nazionali più due civiche per il momento, perché si parla anche di qualche altra lista civica in più. Il candidato Alessandro Magher è sostenuto solo da liste civiche. Sarà lotta liste civiche o lotta partiti liste civiche? Partiti liste civiche, nel senso che io non sono il candidato dei partiti o delle liste civiche, io sono il candidato del centrodestra, centrodestra compatto con quattro partiti, non tre, e due liste civiche. Quindi la mia candidatura è il centrodestra, partiti più liste civiche, tutti in modo paritario, 144 candidati che correranno fortunatamente per me, e invece Alessandro Magher è un candidato con delle liste civiche, punto. Manca Cambiamo però. Cambiamo non si schiera con nessuno. Cambiamo, oggi fra l'altro Totti non è potuto venire, ma ha messaggiato questa mattina, ma Cambiamo praticamente sta a guardare. È chiaro che Totti come presidente non vedo come possa esimersi da essere a fianco ai partiti che lo stanno sostenendo in regione. Cambiamo appunto sta a guardare, ci sono tanti esponenti di centrodestra, ad esempio di Sanremo al centro, ci sarà una lotta anche per conquistare quel tipo di elettorato? C'è sempre la lotta per quel tipo di elettorato, ma la vera lotta è di conquistare l'elettorato che oggi non va a votare. Cioè il vero partito importante è il partito dell'attenzionismo. Secondo me noi dovremo agire moltissimo per dare di nuovo fiducia ai giovani e dare fiducia alle persone che oggi non credono più alla politica. Per quello io credo al modello partiti più liste civiche. Probabilmente le liste civiche oggi possono avere una certa attrattività che i partiti non hanno, e i partiti però hanno la forza a Roma e in regione per poter finanziare le grandi opere che servono a Sanremo. E abbiamo la fortuna di avere minimo il senatore Berrino, che è un senatore che non abbiamo a Sanremo da tanti anni, e il viceministro Rixi, che è di Genova, ma è pur sempre stato eletto nel nostro collegio, che saranno due elementi fondamentali, e non solo loro, nello sviluppo della nostra città. Mi piace dire una cosa che è abbastanza simpatica: quando io dovrò telefonare a qualcuno, come faccio a livello tecnico, se devo chiamare qualcuno importante alle ferrovie, io non faccio lo 06 e chiamo Roma, io faccio 0,334. E sarà lo stesso anche per la politica. Non sarà necessario fare 06 o 010 per chiamare Roma o chiamare Genova. Basterà fare 334 e il numero del cellulare della persona direttamente interessata.
Maurizio Zoccarato torna sulla scena politica, l'ho già fatto qualche giorno fa, le sembra di rivivere il 2009? Ancora più entusiasmo, e la cosa bella, il merito è di questi partiti del centrodestra, delle liste civiche di Gianni Rolando, che catalizza e porta tanto entusiasmo. Cosa è cambiato in 15 anni? C'è questo politicamente corretto, che sicuramente è un nuovo modo di comunicare, e cercheremo di comunicare nei nuovi modi, ma sempre nel modo più semplice per far capire la gente, cioè far capire i problemi che ci sono senza saltarli. Con i partiti voi come vi ponete come liste civiche? Noi ci poniamo alla pari, ovviamente andiamo alla Cenerentola del gruppo, è felice di essere la nascente lista civica, non siamo semplicemente delle comparse, noi dobbiamo fare la nostra parte, portare un beneficio a tutta la coalizione e poi vedremo, no? 10 anni fa, ma anche 5 anni fa, probabilmente, anzi più 5 anni fa, lei si è un po' astenuto dall'appoggiare uno o l'altro candidato. Però c'è chi sostiene che molti dei voti che, insomma, riconducono a lei siano andati a Biancheri. Adesso cambia tutto. Adesso cambia, adesso ci mettiamo la faccia, ma ci mettiamo soprattutto la voglia di divertirci, di fare qualcosa per la città, per i nostri figli e di ritornare in gioco, non semplicemente facendo la politica, ma facendo la politica del fare e cercando di risolvere i problemi. Lei ha detto che non si candida, ma se Rolando le chiede di agire in qualche modo, non parliamo di assessorati, comunque di un posto di sottogoverno, un qualcosa per aiutare, è pronto? Io ho detto a Gianni Rolando e a tutti gli uomini della nostra lista, noi non dobbiamo ambire a nulla, non dobbiamo volere nulla, perché noi dobbiamo fare oggi un percorso che deve servire a 5 anni, a 10 anni, a costruire qualcosa per la città, non per il portone e non per i posti di sottogoverno o di governo. Victory Morgana Bay strapieno per la candidatura di Gianni Rolando, c'è anche il candidato alle europee Stefano Balleari, Fratelli d'Italia. Che limite si pone, più che limite, che obiettivo si pone per queste elezioni? Più che altro in questo caso parliamo di Sanremo, naturalmente. Allora, intanto siamo a Sanremo, ci auguriamo che Gianni Rolando vinca al primo turno, perché, e devo dire che la folla che c'è questa sera mi fa pensare bene, nel senso che Gianni, persona che io ho conosciuto, stimo moltissimo, un ottimo candidato che può mettere insieme tutte le persone di centrodestra per dare una svolta a questa città che ne ha bisogno di una sferzata di energia, di fare alcune cose che sono anni che invece non si possono fare. Pertanto credo che Gianni Rolando, che è una persona con grandi competenze, possa assolutamente ricoprire questo ruolo. In tema di europee c'è un argomento che preme molto alla nostra zona, non solo la provincia di Imperia ma un po' tutto il litorale, il problema dei balneari. Cosa ne pensa lei? Il problema dei balneari lo stiamo analizzando a livello governativo in una maniera che non è mai stata fatta prima, sul fatto di cercare di capire la necessità di aprirlo ulteriormente, nel senso sembra che non ci sia questa scarsezza che sembrava che ci dovesse essere nel passato e pertanto la Bolkestein, che si basa appunto sulla scarsità dell'offerta, andrebbe un pochettino rivista. È un tema particolarmente che mi sta particolarmente a cuore, come quello del florovivaismo per quanto riguarda esattamente quello che è la Riviera del Fiore. Vice Ministro, la Lega, ma in questo caso nel suo ruolo istituzionale, il governo è vicino a Gianni Rolando? Il governo è vicino innanzitutto a questa realtà, a Sanremo, alla provincia di Imperia, che è stata per tanti anni dimenticata anche dal punto di vista infrastrutturale. Abbiamo moltissime incompiute, dal sistema delle Aurelie Bis, ai mancati lavori sull'autostrada dei Fiori, al mancato completamento della linea ferroviaria. È chiaro che stiamo lavorando in questo e già quest'anno sul nuovo accordo di programma con ANAS si vedranno delle opere che non erano state mai inserite prima, come l'Aurelia tra Sanremo e Ventimiglia, l'Armo Cantarana e quindi tutta una serie di opere che consentiranno alla provincia di essere più interconnessa. Poi è ovvio che i partiti di maggioranza che governano a Roma oggi sono qua per dimostrare la vicinanza a Gianni Rolando, anche perché abbiamo bisogno di ripartire con Sanremo. Sanremo esce da un festival che comunque dal punto di vista del pubblico ha rappresentato ancora una volta un successo incredibile, però ha bisogno di un forte rinnovamento e anche di una capacità
di riuscire a proiettarsi nel 2025-2026. Purtroppo ogni tanto Sanremo sembra una città che vive ancora sul passato, noi crediamo che invece il nostro territorio possa avere un grandissimo futuro e quindi bisogna investire, bisogna svecchiare, bisogna trovare il modo anche di dare dei servizi con un po' più di sicurezza, magari riuscire anche nei vari quartieri di Sanremo a riportare tranquillità, un po' d'ordine e poi magari anche ricostruire e rendere sicuramente sempre più bella questa città che fa parte, credo, che è una delle province più belle del paese, su cui noi vogliamo investire molto, dal rifacimento, diciamo, dell'area al confine di Stato, a tutta una sistemazione che dovrà essere fatta anche non solo nelle reti viarie e ferroviarie, ma anche in tutti gli spazi pubblici, perché credo che la provincia di Imperia sia vero biglietto da visita per chi arriva dalla Francia. Su Sanremo poi in particolare abbiamo la necessità di renderla sempre più attraente anche dal punto di vista turistico, non solo per il periodo del festival, ma a 365 giorni l'anno. Tra gli applausi per Gianni Rolando, senatore Berrino, tutti i partiti hanno confermato il sostegno al candidato sindaco del centrodestra. Tutti i partiti più due liste civiche, un grande successo, secondo me una grande prova di unità nel nome di Sanremo, nell'interesse di Sanremo, per proporre ai cittadini, agli elettori che andranno al voto a giugno, un progetto di città diverso da quello attuale, che sappia riportare Sanremo nel posto in cui merita a livello turistico, ma anche a livello commerciale e anche di produzione di PIL.